Buongiorno amici, c'è chi si compra le magliette delle squadre le più nuove, più sulla breccia, quelle più moderne, e io mi compro le maglie di squadre che non esistono neanche più, se non nei nostri cuori. Questa è la maglia della nazionale di calcio, della Germania Est, appunto della DDR. Lo dico a qualche bimbo minchia, non esiste, non significa Daniele De Rossi questa cosa qui, significa un qualcosa che fu quando eravamo piccoli, forse. Comunque, vedete, è originale, costerà un rene questo tipo di magliato. Sono fiero di averlo nel mio armadiale, nel camerale degli italiani. E mi fu regalato da una cara ragazza che non so neanche se ci sia, se sia tra i miei followers. Nel caso batta un colpo, ma non credo. E che dire, volevo fare con questa maglia di pregio un'analisi sulla Champions, le partite di ieri, ma e quelle di oggi. Su quelle di ieri c'è poco da dire, nel senso che punteggi che lasciano, cioè che dicono tutto. La Juve ha incontrato una squadra piuttosto scarsa, la Roma ancora peggio. Sono curioso di vedere più che altro la Juve col Manchester United, ma di bello c'è che la Juve ogni anno che passa ha sempre più confidenza con la Champions, nel senso che sarà la forza della squadra, sarà la crescita di mentalità, saranno un po' di cose, però diciamo che sta germogliando una mentalità cinica anche in Europa. A me Allegri come allenatore piace, devo dire, è un paraculo nel senso buono, positivo e stimabile del termine, nel senso che è un allenatore, secondo me, un ottimo gestore. Ecco, Allegri secondo me è un ottimo gestore. Cioè, tu gli dai una rosa ai giocatori e lui la sa gestire bene, in tranquillità. Insomma, è un allenatore che nelle grandi piazze, secondo me, ci sta bene. Ha fatto anche quel pelo di gavetta perché portò il Sassuolo, se non erro, dalla C alla B, o comunque fece una promozione col Sassuolo, a Cagliari fece bene, quindi insomma è un allenatore che ha un pedigree non solo all'interno di ristretti circoli calcistici, anche perché lui da giocatore era un giocatore di onesta categoria, ma non era un fuoriclasse. Diciamo che quello che ha fatto se l'è guadagnato abbastanza. La Roma trova continuità anche in Champions, ripeto, sono stato tra i pochi, penso, a elogiare il mercato fatto dalla Roma, che secondo me non è un mercato brutto, è un mercato dove sono stati ceduti i giocatori, ma ne sono arrivati altri. Questa Roma, secondo me, farà levare parecchie soddisfazioni ai suoi tifosi. Ovviamente bisognava dare un attimo il tempo di come si può dire, comprendere le nuove leve, di inserirle, tempo che serve ancora, però insomma ci sarà. Non sono tra quelli che dicono che la Roma fa bene per Di Francesco, sono tra quelli che dicono che la Roma fa bene perché ha una buona squadra e Di Francesco comunque non è uno stupido, però insomma la vedo da un altro tipo di logica. La squadra è buona, l'allenatore non è male, anzi, cioè è un buon allenatore, quindi i risultati secondo me arriveranno. Venendo alle molto più interessanti partite di oggi, Inter. L'Inter è la squadra che secondo me questa sera rischia un po' di più, perché col fatto che tutti si aspettano la vittoria in Olanda, l'Inter un po' in queste situazioni le soffre. Ora, è difficile fare un pronostico in queste gare qui. Però secondo me l'Inter deve stare molto attenta, anche perché il PSV Eindhoven comunque non è uno Young Boys o un Victoria Pilsen, cioè non è un materasso. PSV è una squadra rognosetta, specie quando la affronti lì, ha anche tradizione europea, insomma, non sono i primi 11 pagliacci che passano. Quindi io starei molto attento alla partita di oggi. Se l'Inter la vince, vedo un Inter che la vince a suo modo, nel senso magari anche in stile Sampdoria, con una gara tesa, tignosa, anche stressante per il tifoso, però alla fine portata a casa, me la vedo un po' così. Al contrario, credo che possa andare un po' in crisi col gioco del PSV Eindhoven e non lo so, però è una gara che mi tira o vittoria di misura dell'Inter o pareggio, se devo proprio fare spazio tra le nebulose che ho su sto match.
Napoli. E Napoli invece è diverso. Il Napoli, secondo me, in queste partite qui di cartello, tra il pubblico, tra l'aspettativa, la foia dei tifosi, tira sempre fuori qualcosa in più. Quindi io non mi stupirei di una sorpresa del Napoli questa sera, nel senso che magari ti riesce a cacciare una vittoria con Liverpool. Ben inteso che anche un pari sarebbe un ottimo risultato e non chiedo ad Ancelotti la vittoria. Anzi, dico questo e dico che il Napoli è fatto per queste partite qui perché non è una cosa che gli dà l'allenatore, quella magari di vincere con Liverpool. Se il Napoli vince stasera con il Liverpool, secondo me, non vince per merito dell'allenatore, ma vince perché il Napoli è fatto per queste partite. Avrebbe probabilmente anche un Sarri in una situazione come questa, di quest'anno in cui il Napoli sulla Champions ci punta, avrebbe goduto della stessa inerzia positiva in questo tipo di partite. Così come ovviamente non starò lì a contestare Ancelotti se dovesse perdere, nel senso che sono gare in cui una sconfitta ci può stare. Però ripeto, se sarà vero Napoli, se sarà Napoli da grandi appuntamenti, e secondo me lo sarà, è una serata passibile di sorprese. Una serata in cui il DNA spettacolare, teatrale, oserei dire, drammatic del Napoli può venire fuori proprio in queste serate. Quindi, se dovessi giocarmi, anzi, se dovrei, come dicono i futuristi, se dovrei giocarmi una sorpresa, me la giocherei con una vittoria del Napoli. E attenti all'Inter. Le partite di ieri erano abbastanza scontate, quelle di oggi invece sono sicuro che ci faranno divertire. Un caro saluto e buona Champions!